niente, noi abbiamo fatto una gita alternativa a Cartagine, gli altri sono andati invece al museo e noi l'abbiamo saputo solo rientrando in nave, però erano tutte le persone del nostro gruppo. Una dipendente comunale lei? Io sono la polizia municipale. Che cosa si sente di dire alla fine di questo incubo? Abbiamo scampato, è una tragedia. Sareste dovuti essere avvertiti del fatto che forse non era una zona molto sicura, signora, cosa da dire su questo? Anche noi sapevamo che era una zona non molto sicura, scusi, non è che viviamo nel terzo mondo, quindi lo sapevamo, certo che non immaginavamo certo un attacco di questo genere, assolutamente. Brutta. Non mi sento di dire nulla anche perché non ero in prima persona, quindi non so, non ho vissuto in prima persona quello che hanno vissuto i nostri colleghi. Non ho visto niente. Non ero con loro. Non li ha visti nemmeno dopo? No, non li ho visti neanche dopo. È un dipendente comunale? Sì, sono un dipendente. Che ti sei sente di dire dopo? No, niente, mi sento di dire che voglio andare a casa. Avevate percezioni di insicurezza? No. Lei dov'era quando è successo? A Cartagine, non era in quel museo. Ma come avete saputo la notizia? Con una telefonata dall'Italia. Non vi eravate accorti di nulla? No, solo un po' che poi la guida si è messa a parlare con gli altri. Ecco, ma l'atmosfera in città com'era? Sì. Oh, no, tranquilla. Cosa mi sento di dire? Che c'è andata bene, è andata male agli altri. Lei dov'era? No, noi eravamo in un'altra città. Niente, cioè non avevo proprio un rapporto, noi siamo settori molto diversi, ci conoscevamo di vista, quindi non è che posso dare. Io sono 2 anni che sono in pensione dal comune. Quindi non... e questo circolo nostro infatti organizza sempre queste gite. Io per fortuna non sono andata, c'è andata mia sorella con mio cognato, grazie a Dio sono tornati. Lei arriva da una città tranquilla come Torino, immaginava che delle sue amiche potessero rimanere vittime di terrorismo internazionale? No, assolutamente no.